Impasto danese. Bene, oggi ti voglio far vedere alcuni prodotti che si possono realizzare con la pasta danese. A posto. E dopo mettiamo a lievitare. 1, 2, 3, 4. Mettiamo un'albicocca e poi mettiamo a lievitare. Schiacciare e girare. Copriamo, mettiamo a lievitare insieme agli altri prodotti e poi cuociamo. Prima di cuocere mettiamo un pochettino di crema qui dove c'è la fessura e cuociamo e poi farciamo con frutti di bosco. Forniamo a 175 gradi per 18 minuti circa. Bene, i nostri prodotti sono appena usciti dal forno, i nostri danesi. Li lucidiamo sempre con un pochino di zucchero e acqua. Due parti di zucchero, una parte di acqua fatto bollire e raffreddato, così per renderli un pochettino più golosi. Io spero che questa lezione ti sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima lezione e ti auguro che riesci a ottenere degli ottimi risultati con questa ricetta. Ciao!